Oggi qui a Benzilla abbiamo l'onore di avere uno dei maggiori gruppi del panorama punk rock italiano, i Pancreas. Benvenuti a Saronno, benvenuti a Benzilla. Grazie, grazie. Ciao, ciao Benzilla. Scusatemi perché stiamo facendo trasportare da questa sera. Si respira veramente tanta musica e sarà una serata veramente bella. Ottimo. I Pancreas sono nati nell'89 a San Lorenzo di Parabiago, ed è importante specificare questa cosa perché loro ci tengono. Quindi siete praticamente i nostri vicini di casa, siete dietro l'angolo, e vogliamo chiedervi se trovate che certi tipi di eventi locali siano cambiati nel corso del tempo. Se sì, secondo voi in che modo sono cambiati? In modo positivo, negativo? Come sono cambiati? Ma allora, va detto che il periodo è molto difficile. Nel senso, rispetto a quando abbiamo cominciato nel 1989, comunque a metà anni 90, c'erano tanti eventi, era anche più facile farli perché c'erano amministrazioni comunali che lo permettevano, soprattutto c'era anche un circuito di centri sociali molto attivo che collaborava, per cui secondo me gli eventi sono comunque molto belli, però vanno ancora più apprezzati rispetto a 20 anni fa, perché è molto più difficile in questo periodo fare delle cose belle come quelle di questa sera. Per cui farei complimenti a voi e a tutti quelli che ci provano nonostante il periodo, perché sennò altrimenti saremmo abbandonati a noi stessi e non sarebbe bello. Ditemi tre cose che avete messo in questo album che non avete mai messo nei precedenti. Tre parole? No, non so, sole tre cose. Cuore, sole cuore. lo sapevo. Tre cose che abbiamo messo in questo album che non abbiamo messo nei precedenti. Ma devo dirti la verità che ogni album, bene o male, è diverso dagli altri. Sicuramente in questo album abbiamo ripreso magari delle cose che avevamo lasciato in quelli precedenti, in quelli proprio precedenti da poco, ed è appunto sono le cose che danno il titolo all'album, il nostro lato ruvido. Quindi abbiamo cercato quelle sonorità che avevamo lasciato un po' in disparte ultimamente, cercando comunque di farle incrociare con tutte le sperimentazioni, quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Quindi più che tre cose, abbiamo ritrovato le nostre origini, però modernizzandole a modo nostro. Parlando di festival, com'è cambiato il vostro pubblico, se è cambiato dall'89 ad oggi? Posso? Certo, per quello. Grazie. Non è cambiato, sono rimasti i nostri, sono arrivati quelli più giovani, sono arrivati i figli dei nostri, per cui ci sono gli strati nel pubblico delle persone che vengono a vederci. I giovanissimi davanti che pogano e danno di matto, quelli un po' più dietro che poghicchiano e no, e gli ultimi in fondo che sono i nostri coetanei che bevono la birra e applaudono in linea di massima. Praticamente abbiamo un pubblico di donne incinta. Che rapporto c'è tra la copertina e il titolo del disco? Tra la copertina e il titolo del disco, il lato ruvido, praticamente ci sono tre fiammiferi accesi. C'è questa, non lo so, che cosa c'è? Eccolo qua. Vabbè, allora, nella nostra idea originaria era che il disco era molto ruvido e in qualche maniera voleva offrire all'orecchio dell'ascoltatore una superficie abrasiva che a contatto con l'ascoltatore facesse accendere, scoccare la scintilla. Per cui la copertina sono i tre fiammiferi dopo che la scintilla è stata accesa, come quando accendi il fiammifero e lo passi appunto sul lato ruvido della scatola dei fiammiferi. Quindi questo è il senso della copertina, quello che volevamo dare noi. Poi tu fai le cose e poi le cose vanno per la loro strada, ognuno ci trova quello che vuole. Comunque è una copertina che secondo noi rappresentava molto bene la caratteristica di questo album, quindi piuttosto aggressivo e comunque anche positivo nella sua aggressività, quindi con la voglia di scatenare una reazione positiva, la fiamma che si accende. Ok, dato che lo staff Benzilla è molto curioso, vorremmo sapere progetti per il futuro. Ma che è appena uscito questo album, stai calma. Adesso il progetto nell'immediato futuro sicuramente di continuare questo tour che è appena iniziato, ci sta dando un sacco di soddisfazioni, l'album ci sta dando un sacco di soddisfazioni, è stato ben accolto da tutti, questa volta sia dalla critica che dal pubblico. Vediamo nei concerti che la gente reagisce molto positivamente al primo ascolto, una cosa che non capitava da tanto tempo, che con un album nuovo di solito ci voleva un po' di tempo prima di vedere la reazione che ci aspettiamo. Invece da
questo album da subito, per cui adesso ci vogliamo godere questo momento che è veramente esaltante, siamo molto contenti. E poi sicuramente ci sarà un altro album, probabilmente un altro lato, e poi dopo vediamo. Ottimo, allora la prossima, quanti lati hanno i pancreas? Infatti volevo collegarmi, ci sarà un altro lato, questo era il lato ruvido, fra un po' ci sarà il lato liscio dei pancreas, quindi. Ma vorrei fare una domanda? No, niente. Ah, ok. Abbiamo finito. Noi vogliamo ringraziare voi, siamo contenti di essere a Salonno, vogliamo salutare anche i ragazzi del Telos con cui siamo molto, molto amici, molto attaccati, vogliamo salutare Piero da Salonno e basta. E le basi musicali fornite gratuitamente. Grazie, ci vediamo stasera. E se la vedete domani, ci siamo visti ieri. Ciao.